Puccini, fece pace con l'editore Ricordi, con il quale aveva rotto, come abbiamo visto la volta scorsa a proposito della rondine, e si accinse a portare, a rispolverare un antico progetto che aveva immaginato, cioè di unire tre atti unici di argomento diverso che formassero un trittico. Dato canto bisogna pensare che un atto unico era Cavalleria Rusticana del suo amico rivale Pietro Mascagni, che nel 1890 aveva vinto il concorso Sondonio ed era stato considerato, l'opera era stata considerata il vero manifesto del verismo musicale. Ma anche all'estero sempre più spesso apparivano atti unici, basti pensare proprio alla Salome di Richard Strauss, un atto unico molto lungo, ma sostanzialmente un atto unico, come ben sapete. E questa volta tre atti unici ebbero due librettisti diversi, perché per il Tabarro, che guarderemo questa sera, il librettista fu Giuseppe Adami, che abbiamo già visto essere stato il librettista della rondine e sarà poi il librettista di Turandot, per invece la suora Angelica e Gianni Schicchi, Gioacchino Forzano, che sarà poi il librettista principe dell'epoca fascista, anche perché lui aderì apertamente appunto al fascismo. Il Tabarro, che vedremo questa sera, è il primo dei tre atti unici, è il maggior accostamento che Puccini opera nei confronti del verismo. L'atmosfera di questo primo atto unico è estremamente cupa. Il libretto viene cavato da un dramma francese di Didier Gould, che era stato rappresentato nel 1910 al Teatro Marigny di Parigi, il francese La Plante, il Tabarro appunto, e i protagonisti sono dei proletari, come in Cavalleria Rusticana, Pagliacci, l'altra opera simbolo del verismo, perché ci troviamo tra i barcaioli e gli scaricatori della Senna, e anche qui questo atto unico si conclude con un omicidio per gelosia, come Cavalleria Rusticana e in Pagliacci. C'è Michele, barcaiolo, che uccide l'amante della moglie, Luigi, scaricatore, poi lo nasconde sotto il Tabarro e lo fa trovare alla moglie quando lei gli si avvicina per cercare quasi di abbracciarlo. È finita l'epoca, la trilogia, diciamo, delle donne vittime di Mimì, di Tosca e di Butterfly, perché qui Giorgetta, la protagonista, è infedele come Manon, come abbiamo appena detto. E c'è un'altra donna che ha una parte minore, che ha un ruolo di mezzo soprano, che è Frugola, che serve come ruolo comico e quindi è un po' utile, se volete, ad alleggerire questa atmosfera plumpea di cui vi ho detto. Puccini cerca sempre di farlo, anche in Tosca, per esempio, che è un'altra delle opere, diciamo, piene di morti e di quel suicidio finale drammatico della protagonista. Il personaggio del sagrestano, se vogliamo, è un personaggio un po' buffo, così sappiamo bene che in Bohème c'è una coppia drammatica formata dal poeta Rodolfo e da Mimì, che muore alla fine, e c'è la coppia che litiga, divertente, che è formata da Musetta e dal pittore Marcello.
vedremo che anche in Turandot ci saranno i tre ministri, Ping Pong e Pang, che sono modellati sull'esempio di Faust, delle opere di Shakespeare, questi specie di buffoni, pazzi, che hanno il potere di dire tutto quello che vogliono, anche uno di questi. Bene, dal punto di vista musicale, Puccini aveva già cercato di cambiare il suo linguaggio, come abbiamo detto con Fanciulla dell'Oest, perché si guardava attorno e lui era tutto fuorché un passatista, come ho avuto modo di dirvi nell'incontro di introduzione quando avevo visto Le Villi. Capisce bene che Debussy, Strauss, Bartok, Stravinsky stanno andando da un'altra parte, non si basano più soltanto su un ordito di melodie, e anche qui non ci sono più libretti ormai in cui improvvisamente compaiono dei versi in rima che sono destinati a diventare delle arie. Qui prevale il canto dialogato, il cosiddetto canto di conversazione, e vengono messe in musica non soltanto alate parole d'amore o invettive di vendetta e di guerra, ma anche parole che appartengono alla quotidianità, come vado a mangiare, vado a dormire, come sentirete qui nel tabarro. Perché ormai l'estetica che prevale anche attraverso il teatro di prosa è quella dell'interno borghese o appunto dell'ambientazione proletaria, e l'estetica che viene chiamata della quarta parete e che è resa possibile anche dalle nuove scoperte luminotecniche che consentono di abbassare e accendere la luce rapidamente. Nel teatro settecentesco e fino a che nei primi anni venti dell'Ottocento non ci fu la illuminazione a gas, non era ovviamente possibile spegnere di colpo centinaia di candele che illuminavano i teatri, e quindi tutto restava visibile, non solo quello che era sul palcoscenico, ma c'era un altro teatro da guardare, ed era quello delle persone sedute in platea, nei palchi, e soprattutto le signore che uscivano non come oggi con molta facilità, ma solo in determinate circostanze, in determinati appuntamenti sociali, controllavano come erano vestite le altre dame, controllavano dove erano i loro amanti, e quindi lo spettacolo, diciamo, era su due fronti. L'estetica della quarta parete consente di vedere solo questo riquadro luminoso che ci può sembrare una stanza da quale è stata tolta la quarta parete, e noi davvero vediamo avvenimenti, accadimenti che si stanno svolgendo in quel preciso momento e ce ne possiamo perfettamente immedesimare. Quindi l'esigenza è quella del realismo che viene ricercata, e quindi il realismo non può pretendere ammettere che un cantante a un certo punto si fermi, come in un'opera di Rossini, e incominci su una sillaba a gorgheggiare per un'intera pagina di musica per far sentire quanto è bravo. C'è un canto che è prevalentemente sillabico, su ogni sillaba c'è una nota, e il testo è fondamentale che sia inteso dal pubblico, perché è un quid medium tra il canto e la recitazione, la condotta musicale dal punto di vista vocale in quest'epoca. Aveva cominciato in questo senso Richard Wagner, che è stato un grandissimo innovatore, un grandissimo rivoluzionario, ma qual era la differenza? Anche lui, dicevo, scrive per le voci con un quid medium che chiama un'endliche melodie, melodia infinita, cioè qualcosa che è sempre tra l'aria e il recitativo. Però lui
come modello non il teatro borghese in testa, ma la tragedia greca, un teatro epico fatto di grandi monologhi e popolato di dei nordici, di eroi invulnerabili come Sigfrido. Quindi anche Puccini si allinea a questo modo di concepire la scrittura delle sue opere. Dico anche che addirittura ci saranno autori come per esempio il Leos Janacek, che proviene dal mondo che abbiamo chiamato cecoslovacco, in realtà oggi ti ha spaccato in Cechia e in Slovacchia, diciamo che è un compositore boemo, addirittura costruiva la sua musica sugli accenti della prosodia della sua lingua, cioè si faceva suggerire la musica da come cadevano gli accenti sulle parole della sua lingua. E quindi ci troviamo di fronte a opere perfettamente diverse. D'altro canto, se poi ragionate, un bel dì vedremo non è fatto di versi rimati. Puccini si stacca lentamente da questo modo di concepire la linea di canto, e così radicalizza quello che ha già fatto in queste opere successive alla Fanciulla dell'Oest. Siccome questa sera l'opera dura solo 55 minuti, mi sentite più prolisso del solito e addirittura volevo anche darvi un po' conto di un altro tipo di polemica. E ne approfitto anche per parlare un po' di Puccini, che sarà questo centenario, ha fatto solo di visioni e non di riflessioni su questo nostro musicista. Il XX secolo è anche il secolo in cui un personaggio come il direttore d'orchestra diventa sempre più importante. Nell'Ottocento, fino a un certo punto, quasi fino all'Ottocento avanzato, quasi non esisteva, perché la scrittura orchestrale era relativamente semplice. C'era in genere il compositore stesso, il tore stesso, che si sedeva al cimbalo e dava alcuni attacchi al palcoscenico. Poi lo faceva, era aiutato in questo dal primo violino. Man mano che tutto si infittisce, man mano si complica, è necessario chiamare un direttore del traffico, insomma un direttore d'orchestra. Cominciano già sul finire del secolo ad esserci personaggi che diventano protagonisti. Tralascio di dirvi dei nomi di stranieri e vengo al nostro Arturo Toscanini. Vi ho già accennato sempre in quel famoso primo incontro che tra Puccini e Toscanini ci fu una rottura clamorosa che avvenne proprio in occasione del trittico. Il trittico è dopo Tabarro, dopo aver scritto Tabarro, Puccini, che aveva buoni rapporti fino a quel punto con Toscanini, che aveva diretto pur sempre a Torino nel 93, la prima di Manon a Teatro Regio di Torino, chiese un parere su questo suo atto unico e Toscanini lo liquidò dicendo che si trattava di gran guignol. Puccini se la legò al dito e naturalmente fece di tutto perché non fosse Toscanini a dirigere la prima del trittico, che ancora una volta andò in scena al Teatro Metropolitan di New York il 14 dicembre del 1918, a guerra finita. Questa volta però il successo non fu clamoroso come quello di Fanciulla dell'Oest, fu un successo, diciamo così, soprattutto di stima, e quando l'opera arrivò sei mesi dopo, nel giugno dello stesso anno, nel giugno successivo del 19 al Costanzi di Roma, cioè a quella che oggi chiamiamo Opera di Roma, il pubblico fu anche abbastanza favorevole, ma la critica restò molto
essere. E tra i giudizi più negativi si incentrarono proprio su Tamara, ma ci fu anche chi criticò molto Suor Angelica e Gianni Schicchi, ne parleremo le prossime volte. Puccini viene a sapere, dicevo, che Toscanini ha criticato il Tabarro quando ci sarà la ripresa del trittico al Covent Garden di Londra, scrive alla sua ex amante e corrispondente Sibyl Siegelman, che era una persona influente, un bancario di Londra, perché si dia da fare per impedire che sia Toscanini a dirigere delle opere che non ha. Non voglio il pig, parola inglese, non voglio il porco di Toscanini. Lui ha detto male delle mie opere e ha cercato di suggestionare anche alcuni giornalisti perché ne dicessero male. Non riuscì in tutti, ma uno suo amico, il Secolo, a non confondere con l'ex organo Missino, ma era il giornale della casa editrice Sonzogno, scrisse un brutto articolo ispirato da lui. E io non voglio questo divo. Non so cosa farmene. E dico, e ho detto che quando un direttore d'orchestra non ha opinione buona delle opere che deve dirigere, non può essere un buon interprete. E poi ci sono altre contumelie, perché prosegue più avanti. È un uomo, un vero uomo cattivo, perfido, senza cuore, e nego che abbia anima di artista. Perché chi lo è veramente non è così pieno di malvagità e credo anche di invidia. Poi nel 23 c'è il trentennale di Manon e lo dirige meravigliosamente Toscanini alla Scala. Caro Arturo, tu mi hai dato la più grande soddisfazione della mia vita. La Manon e la tua interpretazione è al di sopra di quanto io pensai a quei tempi lontani. Tu hai reso questa mia musica con una poesia, con una suplesse, una passionalità irraggiungibili. Proprio ho sentito ieri sera tutta l'anima tua grande e l'amore per il tuo vecchio amico e compagno alle prime armi. Io sono felice perché tu hai soprattutto saputo comprendere tutto il mio spirito giovanile e appassionato di 30 anni fa. Grazie dal profondo del mio cuore. Vedremo poi che Toscanini sarà anche il primo direttore di della prima postuma di Turandot nel 1926, quando Toscanini, quando Puccini era già morto da 2 anni e aveva lasciato incompiuta l'opera. Adesso vediamo il Tabarro nella edizione. L'edizione che vi propongo è un'edizione della Scala, e anche qui ci sarebbe da dire, perché a dirigerla, a dirigere questa edizione è Riccardo Sciai, che è attualmente il direttore della Scala, e questo lo dice lunga. Vi ho detto che la generazione di Abbado, ma in fondo anche di Muti, aveva abbastanza rifiutato Puccini, ma non ha mai inciso nessuna opera di Puccini, non so se l'abbia mai interpretata. Muti ha fatto ben poco, ha fatto una celebre Manon che è stata anche riversata in DVD, erano un po' ancora della generazione che faceva scontare a Puccini il suo qualunquismo politico e la quasi simpatia che aveva manifestato per Mussolini, fece in tempo ad aderire a tutto il periodo più nero del fascismo, che morì proprio nel 1924, dopo la marcia su Roma. E quindi, insomma, non lo frequentarono. Scegli, che pure era stato assistente di Abbado, invece ha diretto molto di Puccini, ma anche del Verismo, cioè ha fatto, mi pare, un'apertura del 7 dicembre con la
Andrea Scenier di Giordano, ma ha fatto Tosca con la Letrebico, ha fatto la Madame Butterfly, ha fatto Manon, e appunto questo trittico di diversi anni fa, e avremo per la terza volta occasione di vedere Juan Pons nel ruolo del barcaiolo Michele. L'abbiamo visto vecchio console nella Butterfly, l'abbiamo visto giovane fare Jack Lance, lo sceriffo, nella Fanciulla del West, e adesso lo vediamo abbastanza attempato, ma ancora ottimo, fare appunto Michele nel Tabarro. A fianco a lui è il tenore Miroslav Boschi, che fa Luigi, e come Giorgetta c'è Paoletta Marlocu, cantante alla quale sono affettivamente legato perché coincise con il mio anno di esordio come direttore artistico del Teatro Sociale. Infatti fu la norma della mia prima stagione lirica che firmai qui, parliamo degli anni 90, ahimè, e quindi di molto tempo fa. Scusate questa piccola nota autobiografica, e adesso vediamo questo. Bene.